Penso che Immobile sia la Lazio. Non sbaglio più, non sbaglio niente. Troppo forte. Sono El Said Hussein e questi sono i pezzi mancanti. Chi ha segnato il primo gol della Lazio in questa fase a gironi di Champions League? Luis Alberto! Questo non si può scordare, è impossibile. È stato, penso, poche occasioni succedono così nel calcio, quindi essendo pure di fuori che stavo lì in panchina è stato veramente incredibile vedere che il nostro portiere, che altri urlavano pure non andare, che se non servi, e da niente, è sbucato lì in mezzo a tutti e ci ha segnato il gol del pareggio. Nella quarta giornata della fase a gironi la Lazio ha giocato contro il Feyenoord in casa e ha vinto. Ti ricordi chi ha segnato il gol della vostra vittoria? Sì, penso di sì, tanto c'è sempre, è l'unico che segna sempre, quindi... Immobile, risposta corretta. Non posso sbagliare. Penso che Immobile sia la Lazio, perché dopo tanti anni e tantissimi gol che ha segnato qua, e oltretutto è pure una grande persona, un grande capitano che nei momenti difficili è uno di quelli che ti può aiutare, ti dà la mano di riuscire fuori o di farti tirare fuori il meglio che c'è in te. In trasferta contro il Celtic, la Lazio ha vinto 2-1 segnando il gol vittoria al 95esimo con Pedro. Ti ricordi chi ha fatto l'assist per il gol dell'attaccante spagnolo? Penso di sì, vediamo se non sbaglio. C'è i capelli ricci, penso. Non sto sbagliando forse. Con quanti punti la Lazio, che è arrivata seconda, ha chiuso il suo girone di Champions League? Dieci, corretto. Ho avuto un aiutino però. Se ti chiedo di indicarmi il momento migliore, decisivo di questa Champions League, quale mi rispondi? Io per questo ti rispondo della Feyenoord, perché quando abbiamo battuto il Feyenoord in casa, lì è stato, penso, la nostra sicurezza di dire guarda che ci siamo, vinciamo questa partita e se vinciamo questa andiamo a qualificarci dalla Champions, perché era la mia partita penso più importante anche per i punti e più che altro anche per noi, perché dovevamo riscattarci dalla brutta sconfitta che abbiamo fatto là, quindi penso che quella lì col Feyenoord ci ha fatto cambiare la strada e l'idea di essere più convinti.